Buongiorno agli ascoltatori, occhio al caffè, la nostra rassegna politicamente scorrettissima. Allora, oggi abbiamo 5 o 6 temi particolarmente in evidenza sui giornali. Il primo è rappresentato dalla, diciamo, discussione preliminare rispetto al Consiglio dei Ministri che si terrà oggi, è convocato per le 12.30. L'ordine del giorno è piuttosto ricco, ma il tema principale sarà l'approvazione di un provvedimento su crimine e minorenni. La questione principale è l'abbassamento dell'età alla quale può scattare l'imputazione, 14 anni. La discussione, a onor del vero, sui giornali ci sembra un po' deludente, nel senso che si ragiona molto sul dito e magari sull'unghia sporca, intendo dire sui dettagli, su questo, su quel provvedimento, su una misura più o meno condivisibile, il divieto di telefono, eccetera. Si discute meno su ciò che la luna, che il dito dovrebbe indicare, cioè la luna, cioè un problema oggettivamente fortissimo di criminalità e anche di criminalità minorile. Poi uno può dire la risposta che il governo annuncia non è soddisfacente, non è del tutto soddisfacente, la condivido appieno, la condivido in parte, però troviamo sul grosso dei giornali, diciamo così, progressisti, un atteggiamento che ci sembra di sottovalutazione, un errore storico. Lo diciamo spesso, no? Anche in televisione, il format del PD su questi temi. Ah no, il problema non esiste, è soltanto percezione. Ah, se poi ci sono di mezzo immigrati, la destra è razzista, e poi le statistiche. Ah, guarda che però i reati sono diminuiti dello 0,3%. Ma non è questo ciò che il cittadino vive. Secondo tema, è valorizzato da Libero, ma vedrete che nel corso della giornata, a mio avviso, crescerà un po' la questione Cutro, vi ricordate il naufragio? E ora ci sono 6 elementi per ritenere che Frontex abbia dato indicazioni errate e questo scagiona la Guardia Costiera e pone invece una serie di ulteriori interrogativi. Terzo tema, ieri pomeriggio si è tenuto un incontro, un vertice, qualcuno dice un aperitivo, tra le forze di maggioranza come, diciamo così, tessitura iniziale, tessitura politica iniziale rispetto alla manovra che dovrà essere presentata. Vedremo le retroscena sui quotidiani, diciamo, non è che proprio ci sia materiale esplosivo rispetto a quello di ieri e dell'altro ieri. Quarta questione, che però si collega a questa, sull'Economist, è intervenuto Mario Draghi e oggi i giornali del gruppo GEDI, che fanno riferimento pure loro a, diciamo, alla proprietà Elican, pubblicano integralmente l'intervento di Draghi. Intervento double face, interessante nella parte in cui critica il patto di stabilità, e questo è, diciamo pure, oggettivamente un assist al governo nel momento in cui si entra nel quadrimestre decisivo per la ridiscussione del patto di stabilità. Draghi dice: guarda che tornare a quel tipo di rigore non va bene. Assai meno convincente, a mio personale avviso, è la pars construens, quando Draghi torna a parlare di unione fiscale. Da qui abbiamo sempre parlato di competizione fiscale anziché di omogeneizzazione, di armonizzazione fiscale. Questioni politiche. È in caduta l'ipotesi dell'abbassamento dello sbarramento elettorale dal 4 al 3%, però ci sono due cose invece che a sinistra faranno rumore e le valorizzeremo. Un intervento di Maria Elena Boschi, autorevole esponente di Italia Viva, sul Corriere della Sera, che dice: guarda, se Meloni propone premierato, modello sindaco d'Italia, noi lo votiamo, e quindi noi Renzi Boschi, intendo dire, e questo naturalmente genererà discussioni. E poi un colpo di Salvatore Merlo sul Foglio, che alla festa dell'Unità ha acchiappato Nicola Zingaretti, ex segretario del PD, e che dal palco dice: ah, forza Elli, forza Schlein, ma quando scende dal palco dice: con questa qua non arriviamo nemmeno al 17%. Vedrete, adesso, mentre registro questa rassegna, è prestissimo, sono le 5 e 45, eccetera, vedrete che verso le 9 e tre quarti, tra 4 ore, fioccheranno le smentite. E da ultimo, e da qui ripartiremo, oggi c'è un assai signorile congedo di una serie di direttori uscenti o rientranti. Augusto Minzolini, che lascia
il giornale, di cui rimarrà editorialista, e poi Menzolini curerà l'edizione del sabato e della domenica di Stasera Italia, che invece da lunedì al venerdì è curato e condotto da Nicola Porro, e Menzolini saluta Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri, che vanno al giornale. Alessandro Sallusti, fino a oggi direttore di Libero, saluta i lettori di quella testata e con altrettanta signorilità dà il benvenuto a Mario Secchi, direttore responsabile, e a chi vi parla, direttore editoriale. E quindi grazie naturalmente agli editori Angelucci, e grazie a Alessandro Sallusti per la davvero gentilezza e signorilità di questo benvenuto. Allora, incamminiamoci, le aperture. Il giornale: Draghi, fratello d'Italia contro l'eurorigore, l'ex premier interviene a sorpresa sull'Economist, l'Europa non torni al patto di stabilità, bisogna cambiare, un assist all'esecutivo Meloni, così il giornale. Libero: scuola e galera per i baby criminali, tolleranza zero, arresti in flagranza, DASPO e pene più severe per i minorenni, fino a 2 anni di reclusione per chi non manda i figli in classe. Il Tempo: a Cutro sbagliò Frontex, la procura di Crotone dice l'agenzia europea indicò rotta e posizioni errate, e poi La Verità che cambia tema. Brigate Verdi, sbarco a Milano, arrivano gli insulti al Papa, ecco chi tira la volata ai provvedimenti che ci impoveriscono. La politica li legittima e questi sono i risultati. Nel capoluogo lombardo il convegno dei virgolette resistenti climatici. Tra proclami deliranti e promesse di lotta ce n'è pure per Francesco. Pregare è inutile, abbia più coraggio. Andiamo a vedere, visti i 4 quotidiani, diciamo, meno lontani dal governo, andiamo a vedere gli altri. Corriere della Sera: manovra stretta sui conti e le misure sulla criminalità nel Consiglio dei Ministri in programma oggi sono nel sommario: baby gang, arresto in flagranza dai 14 anni e l'ipotesi di vietare il cellulare. Il Fatto Quotidiano: allora qui si cambia ancora argomento, foto di Meloni che saluta Pier Silvio Berlusconi e si intravede anche Marina, e naturalmente qui l'idea, diciamo l'assumption, la presunzione della redazione del Fatto è che la sola immagine della Meloni con i fratelli Berlusconi debba determinare sdegno nel lettore del Fatto. Titolo: TV e spot, Mediaset dà ordini, il governo esegue, e la rubrichina gialla recita ad aziendam. Ma attenzione pure qui, ve lo diciamo, Tempo 4 ore, la discussione di oggi sarà sulla vignetta di Natangelo, vedrete che reazione da parte di Fratelli d'Italia, e presumete, non ve l'anticipo, così vi resta magari, la curiosità. Vi anticipo il tema: contrasto al crimine e droga, ma c'è di mezzo la Meloni e Natangelo la fa grossa. Quotidiano Nazionale: manovra, ci sono risorse solo per i salari. Messaggero: via i telefoni ai minori violenti, oggi in CDM il decreto Caivano, 2 anni di carcere ai genitori se i figli disertano la scuola, arrivano da Aspo e stretta sul porno. L'Unità, e qui diciamo, ormai a sinistra del Partito Comunista Cinese, miliardari ed economisti, tassare la ricchezza o il mondo va a rotoli, non e il mondo va a rotoli, o bastonate fiscali, oppure il mondo va a rotoli. E infine i quotidiani del gruppo Gedi: La Stampa, sotto la testata l'intervento di Draghi preso dall'Economist, titolo principale: stretta sui reati giovanili, DASPO per le baby gang. E su Repubblica invece la cosa la si butta su Salvini, che ieri, ospita RTL, ha in qualche misura anticipato le misure del Consiglio dei Ministri. Baby gang, crociata di Salvini. Il leader leghista: se un ragazzino uccide deve pagare come un adulto, pronto un decreto contro la violenza minorile. Tra le misure repressive il DASPO con divieto di telefonino e il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola, cosa che a Repubblica non piace, il commento è affidato a Isaia Sales. La risposta che non risolva, e può darsi che non risolva, però noi oggi gira, abbiamo cercato da tutte le parti sui giornali che criticano
preventivamente l'intervento del governo, che ha molti margini discutibili, va detto, però non abbiamo trovato qual è la risposta alternativa, se non una vaga cosa educativa. Quindi, insomma, se arriva un sedicenne e vi punta un coltello alla gola sotto la stazione, voi dovete dire: no, mi scusi, però qui ci vuole una risposta educativa. Scherziamo, ma insomma, non è neanche troppo paradossale la osservazione che vi facciamo. Allora, da cosa partiamo? Beh, insomma, intanto diamo un giusto tributo ai direttori che escono, uno dei quali rientra. Alessandro Sallusti, che saluta Libero e si trasferirà al Giornale. Addio a Libero, grazie ai lettori. La mia seconda vita a Libero finisce qui. L'editore, che ringrazio per la fiducia, ha allargato i suoi orizzonti e ha chiesto a me e a Vittorio Feltri di occuparci di una nuova acquisizione. Alessandro Sallusti si riferisce al fatto che la famiglia Angelucci ha acquisito il 70% del Giornale, dove Sallusti e Feltri andranno. Non sta a me giudicare il lavoro fatto in questi anni, so che ciò che di buono è stato fatto, i risultati non sono mancati, è merito di questa straordinaria redazione e che gli errori sono stati colpa mia. Sono certo che chi da domani prenderà in mano le redini di Libero, Mario Secchi come direttore responsabile, Daniele Capezzone come direttore editoriale, sapranno continuare sulla strada della crescita, e a loro va il mio sincero augurio di buon lavoro. Un grazie particolare a voi lettori, in ogni caso per tutti noi e voi l'avventura continua. E quindi ringrazio Alessandro Sallusti. Altrettanto signorile è il congedo di Augusto Minzolini dal Giornale. Ricorda la storia e l'identità di quella testata e conclude: è questa la natura del Giornale, è così o non è, per cui non ho dubbi che questo approccio non muterà con il nuovo direttore, che peraltro è stato il mio predecessore, Alessandro Sallusti. Lui prima di me ha formato e condiviso la visione che il Giornale ha delle cose del mondo. E un'altra garanzia di libertà è il ritorno su queste pagine di quel monumento al giornalismo che è Vittorio Feltri. Così, tra l'altro, Augusto Minzolini. Allora, in bocca al lupo a Minzolini, che peraltro resterà come editorialista del Giornale, per la sua nuova avventura televisiva. Un in bocca al lupo a Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri, e un in bocca al lupo anche a Mario Secchi, a chi vi parla. Tante volte chi ha seguito questa rassegna con tanta amicizia, anche in questi mesi, diciamo, dopo che ho amichevolmente e assai affettuosamente lasciato La Verità nel giugno scorso, hanno detto, ma gradendo bontà loro questo servizio, che possiamo fare, diciamo, per compensare questo servizio? Da domani comprare Libero e abbonarsi, cosa, o comunque, diciamo, giudicarci, provarci per qualche mese e non dimenticate di farci avere opinioni, commenti, suggerimenti, critiche, sarà molto importante. Bene, allora, crimine, Cutro, manovra, aspetti politici e segnalazioni finali. A supporto, non senza nuance, sfumature, ma comunque complessivamente a supporto della, se non altro, della direzione di marcia che il governo annuncerà oggi nel Consiglio dei Ministri delle 12.30, ci sono i quotidiani di centrodestra. Libero, che apre su questo, scuola e galera per i baby criminali, pezzo del vice direttore Carioti, che spiega le misure che sono certe e quelle che sono ancora in bilico. Diciamo pure quelle in bilico sono quelle onestamente più discutibili, la cosa del cellulare, la questione dell'accesso al porno. Parliamo che c'entra il porno con Caivano, diciamocelo chiaramente. Poi, se si tratta di incentivare i genitori a usare strumenti come il parental control, eccetera, benissimo. Se si tratta di incoraggiare i genitori a esercitare le funzioni che sono le loro, nelle funzioni educative, ok. Se si pensa con forme più o meno lasche di censura di risolvere i problemi, francamente non. Però l'impostazione di Libero è di supporto, scuola e galera per i baby criminali. E la stessa cosa per il Giornale, in questo caso il pezzo è affidato a Massimo Malpica, non è l'apertura del Giornale, ma è valorizzato il tema, pagina 6, stretta per le baby gang, carcere
e divieto di cellulare. Tiene un po' basso il tema, la verità, dove la cosa la trovate soltanto, bisogna veramente un po' cercarla, nel taglio basso di una delle pagine interne, insomma il tema non è valorizzatissimo. Sui quotidiani, diciamo invece più lontani dal governo, ve lo dicevamo, la sensazione che ci sia più la discussione sul dito e magari sull'unghia sporca che non sulla luna. Ne volete una riprova? Corriere della Sera, pagina 2, multe, Daspo Urbano e arresto dei 14 anni. Ma i ministri si dividono sullo stop ai cellulari e qui tutta la cosa ora diventa il cellulare. Ed è double face anche l'intervista che Simona Brandolini fa all'ex procuratore generale di Napoli, Riello, che aveva parlato molte volte di una emergenza crimine minorile. E oggi perché dico intervista double face? Perché per un verso dice il problema c'è, poi per l'altro verso dice però troppe norme frutto dell'emotività. Sarà vero pure questo, però insomma... si percepisce un desiderio un po' equilibristico di prendere una posizione terza. I minori impuniti sono le reclute dei clan, e questa è la parte in cui segnala il problema. Poi c'è basta con le leggi dettate dall'emotività, quindi Corriere della Sera mezzo mezzo. Volete invece quelli che non sono mezzi mezzi, ma sparano contro a palle incatenate? Allora fanno per voi Fatto, Stampa e Repubblica. Il Fatto affida la questione direttamente a Travaglio. La minchiata, ecco, siamo già a Oxford, la minchiata è un'ideona del governo Meloni per sbaragliare la criminalità giovanile. Un decreto che vieta ai 14-17 anni, condannati anche in primo o secondo grado, di usare piattaforme o servizi informatici e telematici, nonché di possedere cellulari. Il primo effetto sarà che i baby condannati il cellulare, anziché comprarlo, lo ruberanno. Il secondo sarà che se rispetteranno il divieto sarà impossibile intercettarli. Quindi il mondo di Travaglio gira intorno all'intercettabilità. Fantastico. Il terzo sarà la bocciatura del decreto, visto che la Consulta ha già stroncato norme simili. Ma vedrete che oggi da destra la polemica sul Fatto Quotidiano non sarà tanto sul fondo di Travaglio quanto sulla vignetta di Natangelo, già con i precedenti della vignetta celebre su Arianna Meloni. Titolo, manovra, mancano fondi, si cercano coperture alternative. E c'è poi una Meloni tutta incazzata che c'ha sul tavolo un sacco di soldi, biglietti in piccolo taglio, delle bustine sospette. E cosa dice la Meloni fra sé? Se poi 375 grammi di marijuana, 28 di cocaina, 5 kg di sigarette di contrabbando, 40.000 euro in contanti, dice una voce da fuori, Giorgia, questa è la roba sequestrata nel maxi blitz a Caivano. E lei, a quanto possiamo piazzare la coca? Naturalmente diritto di satira, far ridere, non far ridere, ma insomma questa idea di una Meloni spacciatrice o ricettatrice, vedrete che oggi susciterà discussione. Comunque, il Fatto va contro. Vanno contro pesantemente i due quotidiani del gruppo Gedi, La Stampa e Repubblica. Allora, vediamo come mette le cose La Stampa. Ci sono almeno tre elementi negativi rispetto al provvedimento del governo. Mattia Feltri, che se la prende con Salvini, ma insomma se la prende col provvedimento, non so con quali gesti spiegare a Salvini che se un cinquantenne vota, guida l'auto e paga le tasse e un ragazzino no, è perché qualche differenza esiste e la si può intuire anche a occhio nudo. Ma del resto Salvini è un onesto ammiratore dello Stato di diritto di stampo putiniano e nordcoreano e non per caso l'ultimo paese a portare da 14 a 12 anni il limite dell'imputabilità è stata la Cina 2 anni fa. La scuola è quella lì. Senti, però tante volte abbiamo criticato Salvini, alcuni eccessi di linguaggio, né diciamo tutte le risposte che il governo sta predisponendo ci convincono, alcune proprio per niente. Però buttarla così sul ridere non convince. Dice, certo che un cinquantenne è diverso da un quattordicenne, ma se un quattordicenne porta le armi, spara, ruba, scippa, rapina, eccetera, vogliamo trattarlo come un bambino, come uno della scuola d'infanzia? Non convince onestamente la risposta di Feltri. Né convincono le pagine 6 e 7 della Stampa.
Papa, Matteo Lancini, lo Stato fragile che sa solo vietare, poi la Presidente del Tribunale dei Minorenni di Milano, le priorità sono prevenire, rieducare, pene più severe non serviranno. Oh, che serva più educazione, non c'è dubbio, però torniamo al famoso sedicenne che ti punta il coltello alla gola, che fai? Gli dici, no, senta, però vogliamo fare un ripasso del sonetto 66 di Shakespeare. Ci si può provare, la sera alla stazione di Milano, però dubitiamo che la cosa funzioni. Molto pesante anche Repubblica, pesante nella critica. Pagina 3, i giudici insorgono, le grida manzoniane non fermeranno la violenza minorile. Poi il maestro Cesare Moreno, uno spot pensato per sfogare la rabbia. Il cappellano, qui insomma, Repubblica, il maestro, il cappellano, manca una suora, però sì, diciamo. La cura verrà colmata domani. Educare, non punire, a furia di Daspoli facciamo diventare imputati per forza. E poi naturalmente il commento di Isaia Sales, la risposta che non risolve. Però, vedi poi, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Diciamo, nelle pagine nazionali di Repubblica il tono è questo, no? Tra la predica al governo e l'irrisione. Poi però nel dorso romano, nelle pagine di cronaca, dove poi bisogna invece raccontare la cronaca, titolo di prima, Trastevere d'inferno, ragazzini scatenati irrompono nei palazzi. E all'interno, pezzo di Marco Carta, mala movida a Trastevere, baby gang nei condomini. Dopo una secchiata lanciata dalla finestra, un gruppo di ragazzini entra in un palazzo e prende a calci le porte. Abbiamo paura, andiamo a dormire da un'altra parte, dicono i condomini. Ora, per carità, qui siamo ancora in una dimensione più da vandali che da criminali, però vedi che poi il problema c'è e serve a poco fare i fighetti a pagina 3 dicendo no, ma qui serve una casa educativa, eccetera, quando poi è sufficiente andare nelle pagine di cronaca e il problema si ripropone. Cutro, la cosa è tenuta bassa dai quotidiani, diciamo, progressisti o diciamo più scettici nei confronti del governo, è più valorizzata dai quotidiani di centrodestra. E secondo una perizia, Frontex non si sarebbe comportata bene, avrebbe dato anzi indicazioni fuorvianti, e questo è il titolo nel taglio medio della prima di Libero, notizie fuorvianti su Cutro, la procura accusa l'agenzia UE, il pezzo assai scrupoloso di Francesco Storace a pagina 2, la perizia su Cutro inchioda l'agenzia e informazioni fuorvianti sulle navi dei migranti. Andiamo a prendere la parte, diciamo, più informativa del pezzo di Storace. Secondo quanto ricostruito dal perito incaricato dalla procura crotonese, a non quadrare sarebbero proprio la posizione e la rotta indicate dal velivolo europeo alle autorità italiane. In base alle indicazioni Frontex, il barcone Love Summer a quella velocità e con quel tragitto avrebbe dovuto trovarsi nello Ionio Catanzarese del Golfo di Squillace all'altezza di Copanello verso le 7 del mattino. Il violento impatto con la secca di Cutro avvenne invece poco prima delle 4 del mattino e a parecchi chilometri a nord-est di distanza, nelle acque della provincia di Crotone. E allora vedi, tutta quella letteratura che c'era stata, ah, la Guardia Costiera Italiana ha sbagliato, c'è stata inerzia, no, dice questa perizia, dice guarda che Frontex ha detto che i tempi e la geolocalizzazione sarebbero stati diversissimi, e come faceva la Guardia Costiera, quindi questo è importante. La copertura di Libero è completata a pagina 3 da un approfondimento di Gonzato su una raccolta fondi del PD per Open Arms, ma la cosa genera una serie di discussioni molto forti, c'è una reazione assai dura di Fratelli d'Italia. A valorizzare la questione Cutro è anche il Tempo, che ci fa direttamente l'apertura a Cutro sbagliò Frontex, e a pagina 2 pezzo giudizioso di Luigi Frasca, vedremo se il tema crescerà in giornata, suggeriremmo di tenerlo d'occhio. La manovra e il vertice. Allora, non è che ci sia moltissimo, anche perché non si è litigato, questo appare pacifico, e quindi diciamo non c'è trippa per gatti, per chi voglia diciamo cercare grandi polemiche.
Andiamo a vedere il solito schema, quotidiani più vicini al governo e poi i quotidiani più lontani. Libero, pagina 6, Sandro Iacometti, le priorità del governo per la manovra, meno tasse e più soldi per pensioni e sanità. E anche la copertura del giornale, pagine 2 e 3, sottolinea, diciamo, un approccio prudente e comunque un'intesa e da parte della maggioranza la contestazione del superbonus come, diciamo, zavorra che pesa sulla nuova manovra. Manovra iperprudente, il vertice premier partiti si accorda sul deficit, è il pezzo di Giammaria De Francesco. Commento di Macioce: Giorgia ha svuotato il carro finanziaria prima che gli alleati tentassero un assalto alla disperata. E poi ad Alberto Signore, che si occupa criticamente del superbonus, tutte le risorse mangiate da Conte. Andiamo a vedere gli altri quotidiani come mettono le cose. Cominciamo dal Corriere della Sera. Qui bisogna andare a pagina 5 e 6, manovra, le priorità di Meloni, risorse sul lavoro, sanità e pensioni. Poi pagina 6, ecco, Enrico Marro fa un pezzo complessivamente neutro. Ieri qualcuno aveva cercato di montare la polemica: ah, ma come mai non c'è Giorgetti al vertice? Beh, era un vertice essenzialmente politico, era ovvio che non ci fosse il ministro dell'economia. Se ci fosse stato il ministro dell'economia, è evidente che si sarebbe entrati nei dettagli della manovra. Il governo non aveva intenzione di entrare ieri nei dettagli. Tu te lo immagini se il ministro dell'economia viene portato fisicamente di ieri era 6 settembre in una riunione politica, è evidente che gli si chiede questo, quanti soldi per questo. Non era questo, diciamo, lo stato, lo stadio della discussione politica. Andiamo a vedere i giornali più critici. La Stampa, pagina 2, si evoca, diciamo, come jolly che il governo potrebbe giocarsi un intervento di detassazione delle tredicesime. Viene sentito Claudio Durigon, che insiste sulle pensioni minime, mentre Francesco Olivo valorizza una battuta fatta da Salvini a margine, assai polemica, nei confronti del commissario europeo Gentiloni. Salvini ha detto: a volte non sembra nemmeno italiano, e quindi La Stampa si diffonde su questo. Pesantissimo è il commento di Marcello Sorgi, che noi ricordavamo come un democristianone felpatissimo, ricordavamo direttore del TG1, diciamo di sensibilità demitiana, e poi in tutti questi anni cautissimo e incoraggiante con Conte, spargitore di incenso per Draghi, cioè con la Meloni spara a palle incatenate, è diventato una tigre ed è la sceneggiata della finanziaria. Non abbiamo tempo di leggerlo, ma insomma Sorgi dice: qua bambole, non c'è una lira, è tutta una presa in giro. A un certo punto Meloni e gli altri dovranno dire: ragazzi, per tutte le nostre promesse sarà per un'altra volta. E quindi, diciamo, il Sorgi che teneva l'asticella bassa con i governi passati, stavolta asticella altissima. Va bene, andiamo su Repubblica, alle pagine 6 e 7, anche qui naturalmente l'approccio è molto critico. Meloni sposa l'austerity, sarà un anno complesso, e striglia il vice premier. E l'approfondimento di Valentina Conte nella pagina accanto: manovra dimezzata e con poche risorse, il taglio del cuneo per soli 6 mesi. Qui Repubblica avanza l'idea di un altro intervento temporalmente limitato. Come nel decreto primo maggio si era fatto un intervento da luglio a dicembre, adesso, è la tesi della Conte, si farà un intervento solo per arrivare alle europee, e poi chissà se sarà così. Ci sono altre due cose economiche da segnalare. Allora, intanto, nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno portati altri provvedimenti, non solo quello sul crimine. C'è anche una parte, diciamo, di governance sulle zone economiche speciali, in supersintesi. Anziché trattare le zone economiche speciali del sud, dove si può fare un regime di tassazione più bassa, come competenza regionale, ci sarà una sussunzione in capo allo Stato di queste ZES. Il pezzo che ci pare meglio fatto è quello della Marchesano sul Foglio, che riporta anche un'opinione. Pezzo, ripeto, è firmato Maria Rosa Marchesano, che riporta diverse opinioni, tra le quali quella di Nicola Rossi, che dice: guarda,
Questa è una scelta giusta, non devi lasciare questo tema al vestito di Arlecchino delle diverse scelte regionali, ha senso che ci sia una scelta politica complessiva del governo. Mentre il tema che manca sui giornali è purtroppo un grave errore del governo che si preannuncia, com'è del governo, per ora del ministro Santanchè, ne ha dato notizie ieri sera il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, la Santanchè sembra confermare l'intenzione di presentare un disegno di legge contro gli affitti brevi, peraltro lo fa esattamente dopo che la sinistra ha applaudito il provvedimento newyorkese, quindi sembra, diciamo, se vogliamo vedere l'aspetto positivo è solo un disegno di legge, quindi a essere ottimisti uno può dire vabbè, la Santanchè ha fatto questa cosa che è sbagliata, presenta un disegno di legge, campa cavallo e speriamo vada su un binario morto. Questo a essere ottimisti. Però a essere pessimisti, ma perché il governo deve fare un'operazione, sia pure sotto forma di presentazione di un mero disegno di legge contro i proprietari immobiliari già stressati dall'IMU, stressati dalle minacce europee? Perché fare questa cosa? Francamente non si capisce. Due questioni politiche grosse. Allora, Maria Elena Boschi, a nome di Italia Viva, rinnova un'apertura al governo sul premierato e lo fa con un commento nella pagina dei commenti del Corriere della Sera. Se Giorgia Meloni terrà fede alle dichiarazioni degli ultimi mesi e proporrà l'elezione diretta del Premier sul modello del Sindaco d'Italia che noi abbiamo proposto ai cittadini anche alle ultime politiche come terzo polo, noi voteremo a favore. Non ci interessano retropensieri sul fatto che l'eventuale approvazione renderà più popolare la Meloni. L'eventuale approvazione di questa legge costituzionale renderebbe migliore il Paese e questo basta perché noi lavoriamo con questo obiettivo. Così la Boschi. Volete un'opinione contraria? Dice, ma oggi non c'è un costituzionalista, non c'è un professor Ainis, un professor Azzariti, qualcuno che col cappello da corazziere dica no, è una tragedia. Sì, c'è, tranquilli, ci pensa la stampa, non vi fa mancare, diciamo. Questa volta viene convocato il professor Kelly e dire, ma saranno riusciti a far dire a Kelly che è una cosa eversiva? Certo che sì, il premierato è una riforma eversiva, troppi poteri nelle mani di una persona. Quindi, aspetta, ricapitoliamo. Il presidenzialismo americano non va bene, il semipresidenzialismo francese non va bene, il premierato è eversivo e quindi non si può toccare niente. Ma come, ci avete fatto due, diciamo, neuroni così per decenni sulla democrazia non decidente, sul sistema bloccato, sui modelli degli altri? Non si può fare niente, se no è eversivo. Ma attenzione, la cosa grossa a sinistra è un'altra e sta sul Foglio. Colpo di Salvatore Merlo, vedremo a che ora arrivano le smentite. Zingaretti elogia Schlein dal palco della festa, poi scende e confessa, con questa non prendiamo manco il 17%. Sabato sera Zingaretti è salito sul palco della festa nazionale del PD a Ravenna e le ha fatto dei giusti e misurati complimenti. Elle è la nostra salvezza, di più, la nostra stella, per noi è un padre, io segretamente la chiamo mamma, senza di lei che vita sarebbe? La bontà, l'amore, la giustizia, dove erano prima che Elle nascesse? Questa naturalmente è l'ironia di Merlo. Poi però Zingaretti è sceso dal palco e a quel punto, come raccontano diversi testimoni sentiti dal Foglio, ha detto in tono di confessione: ma secondo me con questa alle europee non arriviamo manco al 17%. Ah! E qui la cosa è, poi, cioè, è evidente la doppia cosa: sul palco è un fenomeno, sotto il palco dice manco al 17%, ma poi questa cosa con questa sessista, Zingaretti, sessista, direi. Ci sarà domani una Dacia Maraini che dirà non avrebbe mai detto a un uomo con questo, invece. Vabbè, non vorremmo dare suggerimenti. Invece per l'angolo del buon umore, così spicciamo anche la questione dello sbarramento elettorale, non si scenderà dal 4 al 3%, ma Maurizio Lupi fa sapere dal Quotidiano Nazionale non temiamo alcuno sbarramento. Il leader di noi moderati non teme lo sbarramento. Molto bene, siamo rassicurati. Va bene, le segnalazioni conclusive. Allora, l'intervento di Mario Draghi è sintetizzato da
Zurlo sul Giornale, da Claudio Antonelli sulla Verità, lo trovate, non sintetizzato, ma proprio riproposto con la firma di Draghi, su Repubblica e sulla Stampa. Grillo, la sua sceneggiata in cinese con sottotitoli, veramente utile idiota del regime, e oggi se lo cucinano molto bene Giovanni Sallusti sul Libero e Paolo Del Debbio sulla Verità. E uno degli eroi di alcuni di questi giorni, il generale Vannacci, eccetera. Voi sapete che non ci convincono per niente quei critici scatenati di Vannacci che lo vorrebbero imbavagliato e che a nostro avviso non si rendono conto di quanto i loro atteggiamenti facciano veramente incazzare la gente, che non ne può più di un sistema in cui non si può dire una parola, in cui arriva sempre un censore, cioè, però neanche ci entusiasma Vannacci, di cui difendiamo totalmente la libertà di parola, però insomma, abbiamo detto dal primo giorno, non ne faremmo il maître à penser della destra. Ma se ne farà almeno un candidato per la destra, e ieri c'è stata una frenata di Salvini a RTL sull'argomento. Ricorderete che uno dei vice segretari della Lega aveva fatto un paio di interviste impegnative, l'onorevole Crippa, dicendo le porte sono aperte, anzi spalancate per Vannacci. E invece Michel Dessy sul Giornale ci racconta di un Salvini che dice no, al momento non ci sono decisioni prese su questo. Dessy sul Giornale. Molto bene Giorgio Gandola su Paola Egonu, la pallavolista bravissima, cioè, però in questa fase non è in forma strepitosa, e Gandola dice ma che facciamo? Se la Egonu va in panchina è sacrilegio. Gandola pone il tema meritocratico, perché discutere invece di tutt'altro? Che altro possiamo... Ah, Luca Casarini su Repubblica. Casarini, ormai sapete, è protagonista sul versante dell'immigrazione, editorialista dell'Unità di Piero Sansonetti, oggi ci informa su Repubblica, sentito da Matteo Pucciarelli, che ha scoperto Dio salvando vite in mare. Ho scoperto Dio, non si hanno notizie del viceversa, cioè vedremo se poi Repubblica domani intervisterà Dio per sapere se ha scoperto Casarini, per il momento c'è. Sull'altro giornale del gruppo Gedi, l'eroina da celebrare è la Ocasio-Cortez, con annesso movimento delle mani, e che dice alla Stampa: era un outsider, ora cambia il mondo. A un anno dalle presidenziali la star della sinistra USA si confessa: ho dovuto lavorare il doppio di un uomo bianco, ne valeva la pena. Noi per la verità ricordiamo un report in cui parlava della flatulenza delle mucche e ampi servizi audio-video in cui parlava del trucco, del make-up, però lei garantisce che ha dovuto lavorare il doppio di un uomo bianco, e sarà sicuramente così. Ci piace molto di più, ecco, tante volte critichiamo le intervistone del Corriere della Sera che scivolano su Rosa o su un costume così che non arricchisce molto. Oggi il Corriere fa una cosa molto bella e molto meritoria, è Stefano Lorenzetto che firma un'intervista a un nome e un cognome che non vi diranno moltissimo, Mario Corti, ma invece vi dirà di più Radio Liberty, la leggendaria radio, anche sostenuta dalla CIA, che trasmetteva verso altri paesi e sosteneva i dissidenti sovietici e oppressi dal blocco di Varsavia. Da Liberty trasmetteva in URSS e fece arrivare in Occidente i Samizdat di Sakharov e Solzhenitsyn, e racconta la sua storia che fa battere il cuore a chi crede nella libertà e ama tutti quelli che nei decenni passati hanno combattuto contro la tirannia. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè. Molti ricordi di un regista che non c'è più, Giuliano Montaldo. È bello il ricordo di Merighetti sul Corriere della Sera e anche quello nella pagina della cultura del Giornale. Allora, buonissima giornata, sarà una giornata importante, il debutto del nuovo Libero con Mario Secchi e chi vi parla. Oggi iniziamo a lavorare, domani esce il primo numero. Tra poco, per chi ci segue in diretta, andrò a parlarne a
RTL. Questa sera ci sarà anche un appuntamento televisivo, per cui ringrazio molto Nicola Porro e Stasera Italia su Rete 4. Davvero buon lavoro a Mario Secchi, a tutta la redazione di Libero, e voi però sosteneteci. Grazie davvero, buona giornata.